Siamo allo start dell'anno scolastico, credo, più problematico che la nostra memoria possa ricordare. Certamente già l'anno scorso abbiamo avuto una prova non indifferente, dovendo dall'oggi al domani organizzare la nostra scuola, il caro Wojtyla, e così come anche le altre, ovviamente, in smart working per tutti. Tutto sommato devo dire che nella nostra scuola non abbiamo avuto grossi problemi, nonostante l'utenza non era provvista appunto di strumentazione digitale nella maggior parte dei casi, però siamo riusciti a fornire tutto quello che era necessario ai ragazzi per seguire a distanza. E un plauso certamente va fatto ai miei docenti che sono stati veramente eccezionali. Altresì, voglio dire, il personale di segreteria che ha continuato a lavorare già con una grande efficienza, come sempre, ma diciamo che la nostra attività amministrativa è stata sempre impiantata su un'organizzazione digitale, per cui non si sono trovati spiazzati. Oggi ci troviamo di fronte a una realtà difficilissima per tutti, non solo per il Wojtyla, dove devo dire sinceramente che tutta l'estate abbiamo lavorato per organizzare gli spazi interni ed esterni, per rimodulare per esempio aule, per ottimizzare diciamo ogni ambiente affinché si potesse appunto praticare quello che è il cosiddetto distanziamento al momento appunto dell'ingresso degli studenti. Ci siamo organizzati anche per massima tutela, anche se sappiamo tutti che non sono obbligatori, ma anche dei termoscanner all'ingresso, in maniera da garantire al massimo possibile il benessere della comunità scolastica. E la preoccupazione chiaramente odiernamente è proprio data dal fatto che tra i giovani sembrerebbe che c'è appunto una diffusione del appunto dato epidemiologico e chiaramente io sono un po' preoccupata per il personale, quindi non posso negare che in questi giorni c'è una grande fibrillazione, una grande attività organizzativa proprio alle porte dell'ingresso dei nostri studenti, unitamente, diciamo, ai docenti. Il Wojtyla spero che ce la farà bene come ha fatto l'anno scorso con la didattica a distanza, ce la stiamo mettendo tutta. E mi preme fare un augurio a tutti i miei colleghi dirigenti scolastici che come me in questo momento stanno tribolando per rendere al meglio e per rendere appunto le scuole nelle condizioni migliori, considerato che in questo momento non abbiamo ancora ricevuto, almeno qui da noi, io non ho ricevuto, ma ho parlato anche con altri, ci si chiedeva questi banchi monoposto dove sono, non sono arrivati. Così come non sono arrivate le cosiddette unità aggiuntive di personale, tranne qualche sparuta unità, ma come docenti siamo, insomma, avremo bisogno di quello che viene detto quotidianamente, che si sta facendo per la scuola. Ci saranno tutte queste emissioni, dovrebbero mandare della gente a pioggia, ma non so se tutto questo avverrà. Poi, altro nodo cruciale, sono i lavoratori fragili. I lavoratori fragili che in questo momento non sanno, cioè, sottopongono a visita e che comunque non sapremo quale esito, considerato che ci sono state delle forti restrizioni. Io voglio altresì ringraziare veramente i miei collaboratori, lo staff della dirigenza, che lavora col sorriso insieme a me giorno e notte, lo posso dire, sì, giorno e notte. E credo che questo avvenga un po' dappertutto, ma io intanto parlo per la mia scuola, per il Wojtyla. E quindi un augurio generale a tutti quanti e che nel Wojtyla di Catania le cose vadano al meglio, così come in tutte le altre scuole. Grazie.